Dopo la presentazione del progetto sul secondo parere medico promosso dalla AUSL di Ravenna, è scoppiata la polemica fra la Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici e la stessa AUSL. La Federazione, infatti, ritiene che ciò possa dare adito ad una sfiducia generalizzata nei confronti del medico e delle diagnosi, tanto da rendere prassi il fatto di recarsi da un secondo specialista. Abbiamo chiesto un parere al dottor Stefano Falcinelli, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna. Forse bisogna fare una premessa d'obbligo, nel senso che la pratica del consulto, cioè di sentire un parere di un altro collega, di uno specialista, è esistita da sempre, e il medico stesso, che spesso si rivolge a un collega per avere il conforto della sua opinione nei casi più complicati e gravi, quindi non scopriamo nulla. Il progetto tende a garantire in qualche modo un secondo parere, soprattutto a chi, stiamo attenti, per cultura, per sensibilità, per disponibilità economica, fa fatica a permetterselo, fa fatica a rendersene conto di averne bisogno, è senz'altro, voglio dire, da accogliere favorevolmente. Cioè, mettere un cittadino nella possibilità di decidere nella maniera più informata possibile circa il suo stato di salute, circa una scelta difficile, rendiamoci conto che parliamo di casi selezionati particolarmente gravi, ecco, mettere il cittadino in questa condizione è sicuramente uno dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione e soprattutto, nel nostro caso specifico, dal nostro codice deontologico. Quindi il progetto in sé non può che essere da accogliere con favore. Qualche obiezione può nascere sulla sua pratica attuazione, ma questo lo sa bene anche il dottor Caradori, tant'è vero che il progetto è sperimentale. Una sperimentazione si fa per vedere cosa funziona, cosa non funziona, cosa si può migliorare, e in questo senso io spero che il contributo che la Federazione Regionale degli Ordini intende dare, almeno per parte mia, è un contributo positivo e propositivo. Quali possono essere le possibili difficoltà? Soprattutto una, cioè noi dobbiamo stare molto attenti che questo non metta in crisi il rapporto medico-paziente, che non si crei in qualche modo una sfiducia sul medico che in quel momento ha in cura il cittadino. Anche nel PAL a cui fa riferimento il dottor Caradori e che nell'ambito del quale è contenuto questo progetto parla soprattutto del prendersi cura, cioè il medico è chiamato a prendersi cura del cittadino, quindi questo progetto non deve, non può mettere in crisi questo tipo di rapporto. Poi ci può essere qualche obiezione sul fatto che è una lista chiusa solo alla nostra regione, che non esiste una libera scelta completa, libera scelta del cittadino, perché la lista è predefinita, quindi ci possono essere, ripeto, dei dettagli da migliorare sicuramente nella pratica attuazione, però a me preme sottolineare che il progetto in sé non può che essere da accogliere con favore. Spero che ci sia da parte della nostra federazione, c'è senz'altro, e spero, e mi sembra altrettanto, da parte del dottor Caradori, a lavorare insieme per poterlo migliorare.